Claudio, ciao! Angelo, ben rivisto! Grande! È un piacere trovarti in fiera e il tuo stand è il più bello perché sa di caffè. Grazie per il più bello detto d'hotel, è un complimento sincero. No, perché si sente l'odore e sembra stare in torrefazione, quindi stai tostando perché si sente ed è quel profumo che ci ha fatto innamorare a tutti. E in effetti è lo sforzo che facciamo sempre in Sigep, quindi mettiamo in funzione realmente le macchine. Naturalmente lavoriamo con le K1 che sono più gestibili in un ambiente, sì, diciamo, K3 che è come quella che ho io, che fa fino a 4 kg, e K1 invece è la più piccola. K1 è la più piccola ma anche la più venduta, anche perché è veramente destinata ad un target esteso di baristi, di pasticcerie, diciamo, che fanno un lavoro almeno fino a 200 kg di caffè al mese, insomma da un minimo di 40-50 kg al mese fino a 200 kg. Tra l'altro, chi vuole mettere nel bar una K1, una K3, vuole avviarsi nel mondo appunto di aprire una piccola torrefazione, mi scrive alla mail che trovo in descrizione, gli darò il contatto dell'ingegner Napoli e io mi offro sempre a disposizione per mettere a disposizione le mie ricette che ho già testato su queste macchine, in maniera tale che chi vuole iniziare già si trova con delle miscele di partenza già ottime, perché sono quelle... Guarda, te lo dico non perché sei qua davanti a me, ma tu sei molto bravo, hai fatto un lavoro accuratissimo. Grazie. Con i software che hai utilizzato insieme al tuo staff per creare le tue ricette, migliorarle, ottimizzarle, e hai fatto un gran lavoro, un lavoro di ricerca e di ottimizzazione veramente apprezzabile, quindi sicuramente chi ti contatta e riesce ad affiancarlo su questo ne trarrà dei benefici enormi, di questo ne sono certo, lo posso dire. Grazie, anche perché poi l'abbiamo fatto in maniera scientifica, no? Grazie alla macchina, al software della macchina, affiancato con gli altri software. C'è stato software. Uno studio da parte tua, noi però. Noi siamo sicuri del prodotto che facciamo. E non ha difetti praticamente, ha difetti zero. C'è il software zero. E ce lo conferma se la tostata è riuscita bene. Sì, e poi è bello perché uno la miscela se lo costruisce e quindi nel proprio bar riesce a sviluppare la propria miscela, che poi comporta dare un'identità forte al bar, e poi vabbè c'è tutti i vantaggi di costo e quello di creare un prodotto che può anche vendere per farlo riportare a casa se uno se lo fa in moca, no? I vantaggi sono tanti. Il potenziale, ecco, uso le parole che ha utilizzato un amico, un cliente che è passato poco prima, il potenziale è enorme, da un minimo, cioè semplicemente da sostituire la propria miscela nel bar con quella fornita da un produttore industriale con il proprio caffè, fino a potersi creare una quantità diciamo enormemente differenziata di miscele da proporre al banco e poi di creare il caffè per fare le proprie capsule, le cialde e il macinato per la casa e diciamo fino a poter arrivare magari anche a vendere ad altri locali. Quindi il potenziale è grandissimo, si può sfruttare nei termini di tempo, di spazi di cui si dispone in maniera piuttosto libera. Io però adesso vorrei bere il caffè, quindi se andiamo avanti, andiamoci a fare un bel caffè con la regia Leo, ok? Ok, ci siamo. Mi trovo di fronte ad una sfida incredibile, e cioè quella di fare un buon caffè per Claudio, anzi per il mio amico Claudio 99 caffè. E allora metterò in atto quello che ho imparato circa 20 anni fa dal mio amico, da un caro amico che poi peraltro è Andrea Lattuada. E quindi i movimenti sono sempre i soliti, e cioè pulisco con il palmo della mano e tac tac, e dopodiché lo stabilizzo e me lo presso ad una giusta pressione, flusso a vuoto, innesto e vado in preinfusione. Nel frattempo tolgo i due caffè che erano già pronti e questi qui li servo. Sono ancora in preinfusione, ma nel frattempo tazzine e così via, e ne facciamo anche un altro. Come sto andando, Claudio? Benissimo. Grazie. Tra l'altro, uno per me non ho capito se lo stai facendo, se lo stai facendo solo per me. Ma gli io altri. Lo sto facendo per chi ci guarda. Perché mi sembra innanzitutto un'estrazione bella particolare, come la definiresti? Io la definirei giusta, quindi un espresso, cioè alla fine l'espresso perfetto è sempre una certa quantità in un certo tempo. Questo è un espresso perfetto, senza voler peccare di presunzione, di una certa diciamo nicchia, e quindi un espresso napoletano che ha questo colore così scuro e questa cremosità così compatta ed elastica. Eccolo qua, no? Sì, belli. Ancora altri due. Passiamo in infusione, dopo una lunga preinfusione di più o meno una quindicina di secondi, e abbiamo una crema molto stabile, ferma e elastica. Chi gli dà la preinfusione così lunga? La preinfusione stabilizza la polvere di caffè, il panetto, e l'acqua si imbibisce
fortemente la polvere di caffè. Tutto questo mi esalta anche il gusto in tazza. Grazie a Claudio. A me non me l'hai fatto il caffè. Ne ho fatti 5, ne faccio altri 2. Posso provarlo io? Ce vuoi la farlo tu o vuoi berlo? Non l'ho mai usato la macchina a leva. Ok, allora ti faccio vedere come fare. Sì. Quindi. Aspetta che mi poggio questo. Scusate. Come bollite, qualsiasi altra, come qualsiasi altra macchina. Allora ne faccio prima uno io, sì, davanti a te. Quindi prima disinnesto la, sì, coppa portafiltro, quindi un gesto che mi insegnò una persona molti anni fa è sempre quello di pulire la testa, sì, del filtro con la mano per evitare il contatto della polvere sulla testa del filtro contro la guarnizione. Dopodiché pappa, questo è un caffè diciamo con un filtro da 2 dosi, una pressione non troppo forte, giro intorno, ancora una pulizia e soprattutto flussare sempre a vuoto, togliere il caffè ormai vecchio dalla doccetta. Innesto, pre-infusione e poi prendo le tazze. Ok, okay. Ci sei? Puoi andare da solo? Sì. Adesso passo a posizionare le tazze sotto pre-infusione e infine sgancio. Quando trovo il contrasto poi vado da solo. A te. È leggenda che questo mi finisce sul muso o... Non è leggenda, è realtà se sei distratto, okay, e se non sai come fare. Ma tu ormai lo sai come fare, l'importante è non rilasciare la leva senza la coppa portafiltro innestata nel gruppo. Prego, okay, accomodati. Allora. Ok. Vai così, bravissimo, complimenti. Claudio non se la lascia via 2 volte. Ci proviamo. Okay, ok, sembra già una bello pressione orizzontale. Tagliamo la nostra tazzina. Ok, vai. Flussiamo. Flussi a vuoto, attento, ok. Non la mollare, vai, innesta, ok. Devi indossare la forza, solo questo. Ok, puoi andare in preinfusione piano piano, accompagna. Ok, perfetto, tazzine e poi infusione. Avete avuto tutti il caffè, vero? Avete avuto tutti il caffè? Ok, vai. Ci siamo? Sì, ha voglia. È così. Allora, se esce un po' più a destra, forse non l'ho pressato bene. Forse non è proprio orizzontale, ma potrebbe quasi anche essere una leggera differenza di altezza tra un piede e l'altro, però va benissimo così. Dai, è venuto. Sì, pensavo uscisse tutto a destra, allora hai fatto una brutta figura. No. Va bene. Io non sono bravissimo a fare il salvataggio della goccia sulla tazzina, però ci proviamo. Okay, però ecco, se lo fai con calma, quindi in maniera molto pacata, quindi appoggi il cucchiaino sotto, sì, la coda di sinistra e sposti con la mano destra. Ok, va bene così. Ok, vai, lo svuoti e vai ancora. A posto. Serviamo. Pronto per il servizio. Anzi, ce lo beviamo perché questo era sempre quello mio che dovevi farmi. Ma tu non mi avevi detto che ne avevi presi già 10. Vabbè, un assaggio. Allora, innanzitutto è corposissimo, non c'è dubbio. Sì. Quindi è venuto penso bene, diciamo, dai, nonostante le mie mani. Direi di sì, una leggera macchiolina di sovraestrazione, ma accettabile. Beh, super strong, no? Sì. Bene, poi mi racconti con che caffè l'hai fatto? Ok, sì. E poi ho chiesto all'ingegner Napoli come si riuscisse a ottenere una miscela così corposa, forte e napoletana senza quel sentore appunto di bruciato che spesso invece troviamo in tazzina. Nonostante ciò, l'assenza di sapori carbonici ovviamente è tutto sta, come tu sai perché tu sei anche un bravo artigiano torrefattore, sta nel riuscire ad arrivare in finale senza somministrare calore, quindi utilizzando in parte il calore stesso della macchina, in parte
il calore sviluppato dalle reazioni esotermiche del caffè che in quella casa, in quella fase vengono. Sì, quindi riuscire a chiudere la tostatura con un roll discendente, una... quasi nullo. Discendente come sempre, ma quasi nullo, parliamo di 1-2 gradi al minuto. Discendente come sempre se ti riesce bene, perché se devi mettere altra energia per... Hai toppato, genererai qualche difetto. Ok, come sta andando? Ho visto che stai installando tante macchine e mi fa piacere, anche perché se uno vuole farsi il caffè e fare la propria torrefazione, vabbè, io lo faccio già, quindi mi viene facile dirlo, però... anche in questo momento in cui secondo me c'è un po' una crisi di bar, cioè ogni bar ha bisogno di creare la sua identità differenziante per dare un motivo in più al cliente per entrare, farsi il proprio caffè in casa, come io sempre suggerisco nei miei video, perché ce l'ho fatta io, ci se la può fare, grazie alle tue macchine. Mi sembra che però stai avendo successo, no? Sì, il successo è determinato da questo. Allora, inizialmente quando c'è stata la crisi energetica, mi sono detto io stesso, caspita, adesso le mie macchine vengono coinvolte, anzi travolte, da questo aumento dei costi energetici. In effetti è stato esattamente il contrario. Perché? Perché il problema del bar non è un problema di aumento dei costi dell'energia elettrica, ma è un problema di aumento dei costi, tra cui anche energetici. Che cosa fa Tostabar? Tostabar consente proprio una diminuzione dei costi generali. Mi è aumentata di 2000 euro al mese la corrente? Ok, risparmio 2000 euro tostandomi il caffè da me. Sì, tra l'altro, mi hai fatto pensare che è vero che comunque il caffè tostato in proprio ha bisogno di energia, l'energia aumentata, ma è aumentato anche il caffè che ti vende qualsiasi torrefazione, sì. Quindi farselo in casa è tra virgolette un risparmio e soprattutto appunto è crearsi la propria miscela e rendere il proprio bar unico. Cioè l'incidenza in termini energetici è sempre molto bassa rispetto al gap, alla differenza tra il proprio caffè tostato artigianalmente ed un caffè fornito dall'industria. In genere però, come tu sai, il cliente Tostabar non è colui che fa questo tipo di passaggio perché vuole risparmiare, lo fa perché vuol diventare un numero uno, vuol diventare padrone del proprio caffè, autore del proprio espresso e ci mette la firma. Far questo, quindi passare al Tostabar, significa anche risparmiare sul caffè, ma non è mai quello il motore che spinge sì, a fare. E poi ti dà la possibilità di sviluppare tutto un discorso più completo, che avere la tua miscela da somministrare, ma anche da vendere, fare portare a casa. Sì, e poi si sfocia tutto il discorso cialde e caps, ma quello è un altro discorso. Bene, grazie per il caffè. Grazie a te Claudio, grazie per averlo fatto tu il caffè. Ciao a tutti. Dai, non me la sono data sul muso, è già tanto.